Bene, buongiorno a tutti, prego prendere posto. Diamo inizio a questa seduta di tesi di laurea dell'anno accademico 2016-2017 che vede quattro candidate. Chiamiamo subito la prima, la signorina Vittoria Lizzi. E discuterà una tesi dal titolo Il ruolo dell'ostetrica nel massaggio infantile, uno strumento prezioso per il benessere materno-fetale. La reattrice è la dottoressa Barbara De Rota. Buongiorno alla Commissione, buongiorno a tutti. Allora, l'idea di lavorare su questa tesi nasce dalla mia esperienza di tirocinio nel consultorio familiare, durante la quale ho preso che il massaggio infantile è molto più di una semplice tecnica, perché porta benessere e rilassamento, gioco, contatto e comunicazione. Inoltre è uno strumento valido per la triade mamma-bambino-papà ed è fondamentale anche nell'educazione affettiva-emotiva e nella creazione delle relazioni future. Quindi da ciò è nata la voglia e la necessità di portare maggiore rilevanza sui benefici che soffre in ambito materno-infantile e sul ruolo dell'ostetrica in tale ambito. Il massaggio infantile è un'antica tradizione presente nella cultura di molti paesi, è stata riscoperta eh, attualmente e si sta espandendo adesso anche nel mondo occidentale. Le evidenze scientifiche hanno inoltre confermato l'effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a livello fisico, psicologico ed emotivo e soffre numerosi benefici, suddivisi in quattro aree: la stimolazione dell'organismo del neonato, il sollievo da di alcuni disturbi, il rilassamento con la produzione di endorfine e l'interazione che si esplica nel bonding con chi massaggia il neonato. Nei paesi orientali, il massaggio infantile viene utilizzato culturalmente come forma di comunicazione tra madre e figlio. Viene effettuato quando ne è nato in uno stato di veglia attiva, per esempio in occasione del pannolino, del bagnetto, prima o dopo gli spostamenti o come input consolatorio. Inoltre, risulta fondamentale appurare la disponibilità anche di chi massaggia, che deve essere rilassato, presente fisicamente ma soprattutto mentalmente. L'ambiente, in particolare, deve essere accogliente, arieggiato, privo di rumori e con una luce soffusa. Successivamente si può procedere alla sequenza preparatoria, denominata nel tocco gentile sequenza ABC. A, contenimento, che attiva il sistema nervoso, induce il drenaggio e il risormimento della parte contenuta. B. Esplorazione permette di conoscere meglio la parte trattata da parte di chi massaggia, ma dà anche la possibilità al neonato di creare una memoria di quella parte, ricevendo quindi uno stimolo utile per il suo sviluppo cerebrale. C. carezza lunga che induce un rilassamento profondo. Il massaggio, però, non è solo una tecnica, ma è un modo per i genitori di prendersi del tempo per entrare nella relazione con il proprio neonato, attraverso il contatto fisico, che sfrutta il tatto ma anche di tutti gli altri sensi, in un'ottica di comunicazione multisensoriale e bidirezionale, sia tra chi massaggia sia per neonato. La sequenza del massaggio infantile deriva dal messaggio indiano Shantala, tuttavia oggigiorno viene insegnato con diverse tecniche che possono essere riassunte nel massaggio aimi, il tocco gentile, il massaggio vimala, il massaggio matai, il massaggio dei meridiani e il massaggio binergetico dolce. Per quanto riguarda il ruolo sociale del massaggio infantile, il massaggio è come l'abbraccio di una madre proprio non nato. Le mani, infatti, che toccano con attenzione e gentilezza, aiutano il bambino a fare esperienza della sua fisicità e a costruire una rappresentazione di sé e un rassicurante senso di unità. Attraverso il massaggio, inoltre, conosce e impara le emozioni trasmesse da chi lo effettua. Inoltre, il massaggio ha ruolo anche nella creazione delle relazioni future, in quanto è una delle prime occasioni per il neonato di fare esperienza del tocco di una persona diversa da sé, accettando o rifiutando il contatto fisico, imparando il, il rispetto dell'altro. Quindi se il massaggio viene effettuato con amore e dolcezza, il neonato prova piacere e il tatto guadagnerà una valenza positiva che gli ricercherà in futuro negli altri. Per quanto riguarda i benefici del massaggio infantile per il neonato, esso previene e riduce le coliche gassose. Riduce lo stress, il dolore, l'itterone natale e l'asma. Incrementa l'aumento ponderale, migliora la qualità del sonno, favorisce la termoregolazione. Migliora lo sviluppo neurocerebrale, motorio, osseo e immunitario. Per quanto concerne i benefici per i genitori, invece, il massaggio effetti nel comprendere. E come comunicare con il proprio bambino, sostenere il legame con il proprio figlio, imparare nuovi canali di comunicazione nell'empowerment del ruolo genitoriale, nella prevenzione e sostegno alla depressione post-parto ma anche paterna, nel bonding e nell'atteccamento postnatale. Visti i suoi benefici quindi potrebbe essere utilizzato in alcune situazioni specifiche dall'estetica per promuovere l'allattamento, in caso di genitore lavoratore o assente, di nonato prematuro ricoverato in terapia intensiva, non natale, di mamme a rischio psicosociale e di parto operativo e taglio cesario con separazione alla nascita o vissuto negativo del parto. Per quanto riguarda il ruolo dell'ostetrica nel massaggio infantile, consiste nella formazione dell'ostetrica e nella sensibilizzazione dei colleghi con cui collabora in equip, ma anche nella promozione ed educazione al massaggio infantile ai genitori nell'ottica di promuovere la salute. L'ostetrica ne è competente sulla base del codice dentologico perché si occupa del neonato e della famiglia, garantisce le cure appropriate al neonato, favorisce l'attaccamento e supporta il ruolo genitoriale, attiva le risorse endogene e le competenze delle, della donna, quindi l'empowerment. Per quanto riguarda l'indagine qualitativa che ho effettuato sul massaggio infantile, essa è stata effettuata nei consultori familiari di Trieste, distretto 1, 2, 3 e 4, dal 1 agosto e 30 settembre 2017. Sono stati consegnati due tipi di questionari, nel rispetto della privacy e previo consenso informato: l'uno destinato a 74 madri e l'altro a 14 ostetriche. Tutti e 88 questionari sono risultati idonei per lo studio. I criteri di inclusione per le madri sono risultati: la parte partecipazione e la presenza di incontri nel postparto durante il periodo di somministrazione dei questionari. È una data del parto a maggio, giugno, luglio 2017. Per le sette che invece dovevano essere in servizio nei consultori familiari di Trieste durante il periodo di somministrazione dei questionari, con l'obiettivo per le madri di raccogliere informazioni sul vissuto del parto e postparto, sulla relazione mamma-bambino pre-postparto, la conoscenza e l'opinione nei confronti del massaggio infantile. Per quanto riguarda è stato focalizzato sul In base agli obiettivi prefissati e raggiunti. In particolare, per quanto riguarda la formazione e il ruolo dell'ostetrica, secondo la maggioranza delle ostetriche delle donne, il massaggio infantile dovrebbe essere proposto da un'ostetrica con certificazione e o competenza nell'ambito. Nessuna madre, però, a differenza delle ostetriche, si rivolgerebbe a un'ostetrica senza questi requisiti. Quindi, le ostetriche dovrebbero formarsi di più sul massaggio infantile. Inoltre la formazione dell'estetica e consultoriali riguardo al massaggio neonatale deriva soprattutto da ricerche in internet e libri del settore. Al contrario, nessuno di loro ha acquisito queste conoscenze durante il CDL Nostitrice o Master Universitari, quindi sarebbe opportuno trattare durante il percorso universitario il tema del massaggio infantile. Per quanto riguarda sempre il ruolo dell'ostetrica, quasi tutte le ostetriche utilizzerebbero il massaggio infantile, soprattutto in incontri postparto oppure in incontri individuali con genitori di nonati stressati. Poche invece lo utilizzerebbero in incontri individuali con genitori di nonati affetti da ittero neonatale. Per quanto riguarda le opinioni del massaggio infantile, quasi tutte le ostetriche e le mamme vorrebbero che fosse proposto in incontri individuali in consultorio o a domicilio come strumento per garantire benefici alla triade mamma-bambino-papà e superare le loro difficoltà. Inoltre la maggioranza delle ostetriche ritengono che possa essere utile fornire informazioni a riguardo anche in ospedale, in reparti di degenza quali la terapia intensiva neonatale, il porperio e il nido. A quasi tutte le madri inoltre piacerebbe se in consultorio l'ostetrica insegnasse il massaggio durante un incontro di gruppo dopo il parto. Per quanto riguarda la conoscenza sul massaggio infantile, è stata divisa sulla base di benefici. I benefici per i genitori, in particolare per la maggioranza delle ostetriche e delle donne, migliora il bonding. Per molte ostetriche aiuta anche ad imparare a comunicare e a conoscere meglio il proprio neonato. Ma è stato dato un peso minore, sia, dagli ostetica, sia dalle ostetriche sia dalle madri, alla riduzione del rischio di depressione materna e paterna. Per quanto riguarda invece i benefici al neonato, la maggioranza delle ostetriche afferma che esso fornisca una sensazione di benessere nel bambino e favorisca il legame con la madre e con chi effettua il massaggio. Quasi tutte le madri invece affermano che favorisca il rilassamento del neonato. Al contrario, qualche ostetrica ha affermato che non offra alcun beneficio al neonato e sia le ostetriche sia le madri ritengono come beneficio meno valido la riduzione del litro del neonato. Per quanto riguarda i benefici per gli operatori, per la maggioranza delle ostetriche il massaggio infantile è utile soprattutto per migliorare la qualità delle cure. Meno della metà delle ostetriche crede che possa aiutare a stabilire un rapporto con il neonato pretermine in terapia intensiva neonatale. Per quanto riguarda il bonding prenatale, la maggioranza delle donne ha provato a immaginare che aspettavesse i bambini in gravidanza e mentre facevano ciò la maggioranza di esse provava emozioni positive. Quindi in assenza o limitato bonding prenatale si potrebbe proporre nel postpartum un massaggio infantile per sostenere la relazione mamma-bambino. Per quanto concerne il vissuto del parto, sebbene il 70% circa delle donne abbia eh, avuto un parto spontaneo e l'85% circa abbia partorito a termine, poco più della metà delle donne ha riferito un ricordo del parto positivo e felice. Alcune l'hanno vissuto negativo e triste, mentre molte hanno preferito utilizzare altri aggettivi, tutti a valenza negativa quali faticoso, doloroso, traumatico, difficile, stancante e di tortura. In queste situazioni di vissuto negativo del parto, il massaggio infantile potrebbe aiutare a ricreare legame mamma-bambino, a dare benessere alla triade mamma-bimbo-papà. Per quanto riguarda il bonding postnatale, è stato indagato eh, appunto nel postparto ed è emerso che non tutte le donne hanno preso in braccio il bambino subito dopo il parto, né lo hanno visto subito, né hanno sentito fin da subito un legame molto forte con lui. In queste situazioni il massaggio infantile potrebbe aiutare a prevenire la depressione postparto, a sostenere il bonding postnatale soprattutto. Per quanto concerne invece le difficoltà delle madri nel postparto è emerso che l'allattamento risultava esclusivo nel circa 71% dei casi e nel 24% dei casi le madri hanno affermato di aver riscontrato spesso delle difficoltà nell'allattamento. In queste situazioni quindi si potrebbe proporre il massaggio per promuovere l'allattamento al seno. Inoltre il 71% delle madri circa ha riscontrato anche delle difficoltà nella distinzione e comprensione dei segnali e bisogni del proprio bambino e avrebbero voluto avere maggiori informazioni per capire cosa sta comunicando, per farlo smettere di piangere, calmarlo e farlo dormire. In queste situazioni si potrebbe utilizzare il massaggio infantile per rilassare e migliorare il sonno del neonato, per esempio. Come conclusione, quindi, dall'indagine effettuata e le evidenze emerse, è emersa la necessità di dare maggiore attenzione al vissuto del parto, alle difficoltà nel creare il bonding pre-postnatale e all'empowerment del ruolo genitoriale, ma anche fornire più formazione sul massaggio infantile per le ostetriche e dare più informazioni riguardo ai genitori, creare degli incontri di gruppo o individuali nel postparto condotti dall'ostetrica in cui si insegni il massaggio infantile, a domicilio o in consultorio, e diffonderlo anche nei reparti di degenza. Quindi concludo con la mia proposta di progetto che è volta all'insegnamento del massaggio infantile durante gli incontri di gruppo o individuali da parte dell'ostetrica e sarebbe da proporre nei consultori familiari o a domicilio della famiglia. I destinatari di questo progetto sarebbero la triade, mamma, bambino papà, a rischio psicosociale, in quanto in questi casi è emerso che si possono riscontrare delle difficoltà nella creazione del legame con il bambino e il massaggio potrebbe risultare utile come strumento di prevenzione della salute e creazione del legame postnatale. Inoltre, i destinatari sarebbero anche i genitori di nonati pretermine o affetti da alcune patologie, per le quali il massaggio infantile potrebbe essere un valido aiuto di promozione alla salute. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie. Uh, la relatrice non è potuta intervenire. E chiediamo al dottor Brovedani un commento, una domanda. Come neonatologo devo. È una messe notevole di dati. La cosa che mi ha colpito è che c'è tanta letteratura. Ecco, non pensavo. Oddio, noi abbiamo una, un attesamento sempre molto intensivo in, ter in neonatologia terapia intensiva. Però l'allattamento, il Kangaroo Mother Care sono delle pratiche che facciamo ormai quotidianamente, il contatto pelle a pelle. E nella mia... Formazione così non prettamente organicistica: l'atteggiamento il, verso il, il neonato pretermine mi hanno sempre raccomandato che fosse di tipo contenitivo, non attivo, poco attivo, proprio perché ancora ricorda l'ambiente intrauterino. Lei pensa che questa pratica possa essere quindi avere anche un ruolo? Nel bambino pretermine o solo nel bambino a termine con patologia? Allora, dagli studi che eh, appunto, ho citato e che eh, ho trovato in letteratura è emerso soprattutto che il neonato eh, può avere dei benefici per quanto riguarda il massaggio infantile non solo. Eh, Se nato a termine, ma soprattutto pretermine. Infatti, la maggioranza comunque della letteratura presente sul massaggio infantile riporta dati o studi su neonati o affetti da alcune patologie o neonati pretermine, ospedalizzati o comunque presenti in reparti di terapia intensiva neonatale. Quindi credo che eh, appunto sarebbe molto proficuo, anche perché eh, utilizzarlo quindi, eh, anche a livello ospedaliero, in quanto anche in altri ospedali o in altri paesi questo già viene attuato. Grazie e complimenti. Sono... Prego. Allora, bellissima relazione, grazie. Eh, io concordo tantissimo nel fatto della formazione, la formazione del, eh, delle ostetriche e anche dei genitori, perché lo stesso massaggio fatto su un bambino che è molto recettivo, ha un'energia molto vivace, può eccitarlo o può tranquillizzarlo, proprio secondo eh, i canali meridiani, se l'energia si spinge nella direzione dei meridiani lo, lo si eccita e viceversa contrario e lo si rilassa. Per cui ci sono dei punti in medicina tradizionale cinese, tipo l'intang che è questo punto davanti agli occhi, che se massaggiato dà un rilassamento al bambino proprio. Allora una formazione secondo me, non occorre molto profonda, ma proprio di piccole, di piccole nozioni può dar molto aiuto ai genitori e agli operatori. Grazie comunque per la relazione. Grazie. sono domande? Grazie. Io eh, volevo chiedere questo. Innanzitutto mi ha colpito un dato che solo il 58% delle mamme hanno un ricordo positivo e felice del parto. Questo deve farci riflettere perché è un dato piuttosto basso, un'esperienza unica, eh, viene ricordata in percentuale così bassa come un evento positivo e felice. Questo sinceramente mi ha colpito, sarà da approfondire con tutti gli operatori. L'altra domanda è come mai se questo massaggio ha queste proprietà tomaturgiche che va bene per tutto, anche per l'ittero, si sa come agisce sull'ittero? Sì, allora eh, sembra che appunto eh, facendo un massaggio che quindi è simulazione vada ad aumentare il metabolismo, a rilassare il neonato. Aumentando il, il metabolismo, sembra che questo appunto favorisca eh, il meconio e quindi provochi una diminuzione della bilirubina, che è, appunto diciamo è. E la base, un'iperbilirubina per la formazione dell'itero del neonato. E quindi si è visto che in realtà utilizzandolo ovviamente in modo quotidiano, quasi come una vera e propria terapia, questo potrebbe avere proprio degli effetti positivi sull'itero neonatale. Sì, se posso aggiungere, la bilirubina che viene prodotta nel neonato, non è una bilirubina del fegato, ma è una bilirubina periferica, indiretta, viene emessa dalla colecisti e nell'intestino pochi centimetri dopo viene riassorbita, si chiama ciclo enteroepatico della bilirubina. Quindi, come diceva la relatrice se io favorisco l'allattamento al seno, il contatto, il fatto di scaricarsi regolarmente e quindi attivare tutto il sistema enterico, questo favorisce poi l'evacuazione precoce interrompe il ciclo interepatico della, della bilirubina e quindi eh, favorisce la risoluzione dell'ittero, Questa potrebbe essere una spiegazione che è anche la spiegazione del colostro preso nei primi giorni di vita che ha sempre un più forte valore lassativo nei confronti degli altri lati artificiali. Io imparo sempre qualcosa, dottor Brovedani. <ride> Andrò alle sue lezioni, ma tornando al massaggio, se ha queste proprietà quasi miracolose, come mai secondo lei non si è diffuso? Perché, in genere, quando una tecnica, un farmaco si dimostra veramente efficace, la sua diffusione è molto rapida. Oggi, col mondo di internet, dove sta l'ostacolo? Allora, credo che stia soprattutto nella formazione del personale, in quanto ho notato che comunque la maggior parte della formazione è indirizzata indipendentemente ad operatori sanitari e non. Quindi tante persone che in realtà hanno anche una formazione o una certificazione in questo ambito, non hanno delle competenze sanitarie per poterlo usare sul neonato, ma solamente per mostrarlo ai genitori attraverso dei, delle bambole, per esempio, dei prototipi e, e... Inoltre non hanno comunque il background che magari un'ostetrica o un personale comunque che è coinvolto quotidianamente con il nato e la triade, mamma, bambino, papà può avere e quindi ehm, in questi casi potrebbe essere utilizzato in casi più specifici e non solo indistintamente a tutte le coppie. Ecco, ma la formazione chi, chi potrebbe farla? Se noi volessimo attivare un, un corso di formazione a chi eh, dovremmo rivolgerci? Ci sono istituti, voglio dire, certificati che, sì, che eh, hanno un riconoscimento in qualche modo formalizzato. Sì, ci sono numerosi istituti. A livello italiano è presente appunto il massaggio infantile AIMI, che è presente a livello internazionale anche, altrimenti si trova presso il corso MIPA, il Tocco Gentile, ma anche il massaggio bioenergetico di Eva Reich. Quindi sono presenti numerose tecniche che alla fine però hanno lo stesso. Apportano gli stessi benefici. C'è qualche università che lo ha introdotto? E in qualche università viene accennato in, durante. Alcuni... No, come corso di formazione la, in Italia? No, all'estero? No, non ho trovato. Va bene, se non ci sono altre domande, concediamo la signorina Lizzi e chiamiamo la prossima candidata. <ride> che eh, discuterà una tesi dal titolo eh, Empowerment in ostetricia, gli effetti dell'assistenza ostetrica in travaglio e parto in una gravidanza a basso rischio. Eh, relatrice, dottoressa Valentina Dussic. Salve a tutti. Correlatore, il professor Torelli. Bene. Allora, l'idea per questa tesi è nata durante il mio tirocino in consultorio, in cui mi sono confrontata con donne che parlando della loro esperienza in travaglio e parto hanno evidenziato delle problematiche relative all'assistenza ostetrica ricevuta. Perciò ho deciso di ritornare al concetto di empowerment, un termine inglese che significa potenziamento, e che appunto in generale è un processo che permette a individui, gruppi e comunità di andare a controllare attivamente la propria vita grazie all'acquisizione di nuove capacità. Già Zimmerman e Rappapote nell'88 lo hanno definito come un processo trasversale, quindi un processo che va ad agire sui tre livelli dell'individuo. Si parla di empowerment psicologico, empowerment organizzativo, empowerment sociale e di comunità. E viene anche definito come un percorso di apprendimento trasformativo, perché il soggetto, andando ad acquisire continua consapevolezza e nuove capacità, dovrà rivedere tutta la realtà che lo, che lo circonda. Anche se sembra un po' un concetto astratto, ho deciso di osservare l'empowerment in ambito estetrico. Come descritto da Hermanson e Martenson nel 2011 sulla rivista Midwifery, ehm, viene definito come un processo dinamico, quindi ritorna il concetto di trasversalità e di trasformatività, che va a aumentare eh, le possibilità della donna di controllare attivamente l'evento parto, in quanto, grazie all'acquisizione di nuova consapevolezza di sé e nuove competenze, va a crescere nel potere decisionale. Non avremo più una donna che lascia all'operatore sanitario la decisione, ma a una donna che sceglie consapevolmente sulla base dei propri bisogni. Si tratta sicuramente di un percorso che deve iniziare già nell'ambito di una pianificazione familiare prima della gravidanza o comunque in gravidanza e poi andare a culminare nel travaglio e parto. Io ho deciso però di osservare un'applicazione pratica dell'empowerment in ostetricia nel solo momento di travaglio e parto. E eh, ho visto quindi questa applicazione pratica nell'assistenza personalizzata al parto, che come definito dalla Schmidt già nel 99 implica una relazione terapeutica di cura basata sulla fiducia in cui i protagonisti della relazione sono da una parte la coppia e dall'altra l'ostetrica. Al centro di tutto c'è la donna che riceverà dall'uomo energia maschile, sicurezza anche rispetto all'ambiente che la circonda e forza. Dall'altra invece la donna, come ha fatto già durante tutta la gravidanza, continuerà anche in questo momento a costituire l'interlocutore tra uomo e nascituro grazie ai suoi canali biologici privilegiati e quindi permetterà anche all'uomo di accrescere le proprie competenze paterne e ehm, prepararsi ad accogliere il nascituro. Quindi c'è poi l'ostetrica, il cui compito è semplicemente andare a facilitare eh, la donna in questo percorso e eh, ad andare ad esplicare l'arte maglieutica che sta alla base del nostro sapere. Due degli strumenti che l'ostetrica ha per fare questo sono il silenzio e l'ascolto attivo. Sembrano un po' antitetici, da una parte eh, l'ostetrica è come se fosse passiva, in realtà l'ascolto attivo implica che vada. Attivamente a recepire quelli che sono i bisogni secondo la donna e mettere in atto un'assistenza personalizzata al parto in una gravidanza a basso rischio. E quindi sottolineerei ancora che il rapporto tra ostetrica e coppia non è un rapporto basato sull'amicizia ma su un sostegno di tipo professionale. Quindi, sulla base di questo, sono andata a condurre uno studio qualitativo i cui obiettivi fossero andare a valutare gli effetti dell'assistenza ostetrica in travaglio e parto in una gravidanza a basso rischio e dall'altra andare a individuare quale secondo le ostetriche fosse il modello d'assistenza in grado di determinare il miglior outcome appunto in un utente con gravidanza a basso rischio. Quindi da una parte nel mio campione c'erano eh, donne che si sono recate in consultorio tra giugno e settembre 2017 e dall'altra ostetriche eh, operanti nell'IRX Burlo Garofalo di libera professione e eh, nelle strutture consultoriali della provincia di Trieste. E ho ehm, eh, fornito un questionario non preconfezionato, uno alle ostetriche e uno alle donne, previo alla somministrazione di un consenso informato per il trattamento dei dati personali e quindi di seguito vi ho riportato quelli che sono i dati più significativi ehm, derivanti dall'analisi dei, dei dati dei miei questionari, prima alle ostetriche e poi alle donne. Su un campione di 35 ostetriche ehm, ho chiesto loro di indicarmi se sapevano in che cosa consiste l'assistenza ostetrica one to one, il rapporto 1 a 1 donna ostetrica. E dall'altro ho chiesto anche loro di indicare se questo modello può determinare, è utile ai fini dell'empowerment. E eh, tutte e 35 le ostetriche hanno risposto positivamente. Quindi di seguito vi ho riportato quella che è la domanda che va a rispondere un po' al secondo obiettivo della mia tesi. Ho chiesto infatti alle ostetriche di indicare quale fosse il modello d'assistenza tra il one-to-one one e la standardizzata um, in grado di determinare la massima soddisfazione delle cure nelle donne con gravidanza a basso rischio. Tutte appunto le ostetriche hanno, parlato, hanno risposto positivamente per il one to one, quindi sono andata a osservarne la motivazione. E la metà ha parlato di un'assistenza che permette empowerment, seguita anche da ostetriche che hanno parlato di un'assistenza personalizzata e torna poi il concetto di fiducia. Però come potete vedere anche le altre risposte sono termini differenti in realtà per, in, per ritornare al concetto di empowerment. Infine in quanto a questionario alle ostetriche um, vi ho riportato una domanda in cui ho chiesto alle ostetriche se possono mettere in atto questo tipo di assistenza nel loro ambiente di lavoro e quasi la metà delle ostetriche ha affermato appunto di non poter fare ciò e ho osservato che l'82% di queste ostetriche lavora in ospedale, quindi um, ho visto la motivazione che ha spinto le ostetriche a rispondere negativamente e la maggior parte ha risposto un sovraccarico di lavoro. Quindi ehm, vi ho poi riportato i dati eh, rilevanti riguardo il questionario alle donne. Una prima domanda che ho fatto loro è stata di indicare ehm, quale sia stata la figura di riferimento professionale o anche se non c'è stata durante il loro travaglio e parto. E quasi tutte hanno appunto indicato l'ostetrica, inclusa anche nella risposta entrambi assieme al ginecologo. Di seguito invece ho chiesto quindi alle donne in che cosa però l'ostetrica è stata di riferimento, è stata fondamentale la sua presenza e tra le possibilità di scelta ho messo quelli che potevano essere le metodi attraverso i quali l'ostetrica poteva erogare un'assistenza personalizzata al parto e eh, quindi ricordando che si tratta di un campione di 80 donne e che avevano un masso di tre risposte è interessante il fatto che 42 donne hanno parlato di un'ostetrica come fonte di supporto emozionale, seguita anche da 36 donne che parlano di un aiuto dell'ostetrica nella gestione non farmacologica del dolore. Torna il concetto di ascolto, importante appunto per le donne, poi 13 donne hanno risposto tutte le precedenti, quindi in tutte le, le possibilità l'ostetrica è riuscita a derogare un'assistenza personalizzata al parto in una gravidanza a basso rischio. Di seguito invece eh, la, risposta che va un po a, eh, la domanda che va a rispondere un po' al primo quesito della mia ricerca. Ho chiesto appunto alle, ostetriche di, eh, alle donne di dirmi se erano soddisfatte dell'assistenza ostetrica ricevuta e anche di motivarlo. E risulta che quasi tutte le donne sono soddisfatte, tutte le donne appunto del mio campione hanno partorito in ospedale e sono andata ad osservarne la motivazione di questa soddisfazione, e risulta che punto di nuovo il 39% parla esplicitamente di un'ostetrica come fonte di supporto, ritorna il concetto di professionalità, quindi l'importanza di una relazione basata sul sostegno professionale e di nuovo il concetto di ascolto, quindi risulta determinante per le donne nel dichiararsi soddisfatte dell'assistenza ricevuta. Infine durante il periodo in cui ho analizzato i miei dati è stata Pubblicata la ricerca Docs of Italia sulla violenza ostetrica. Si tratta chiaramente di due ricerche del tutto differenti, con campioni diversi e obiettivi diversi. Però nel eh, osservare quali erano i risultati mi hanno colpito il fatto che il 54% del campione avesse subito un'episotomia e che una su tre si diceva non soddisfatta dell'assistenza ostetrica perché eh, non era stata coinvolta nel processo decisionale riguardo i propri bisogni. Quindi solo sulla base di queste due cose, non voglio paragonarmi a quella ricerca, ho deciso di andare ad osservare questo fenomeno all'interno del mio campione. E quindi risulta che l'8% delle donne hanno subito un'episiotomia e che solo una su dodici non, non si dichiara soddisfatta appunto dell'assistenza ricevuta e ha riferito l'assenza dell'operatrice. Quindi, diciamo, lo scopo è semplicemente, eh, poiché tutte le donne del mio campione hanno partorito in ospedale, eh, possiamo dirci forse soddisfatti dell'assistenza dell ostetrica da parte dei nostri operatori, anche se bisogna lavorare su quell'uno su dodici. Infine i limiti della mia ricerca, eh, quindi un campione sicuramente esiguo legato al calo delle nascite, legalo, legato anche al periodo in cui ho effettuato la mia ricerca. E infine propongo di modificare il questionario e renderlo più accessibile per ulteriori ricerche, per ulteriori indagini. Grazie. Bene, grazie. Diamo la dottoressa Dusic. Ecco. Se vuol fare... Abbiamo un microfono?

Allora, hai detto che ehm, noi come Sete che abbiamo risposto all'assistenza um, one to one che non è sempre possibile farla in ospedale mm -hmm. o no? comunque non abbiamo un buon risultato in questo senso. Secondo te com'è possibile superare questo limite? Mm -hmm. Perché abbiamo visto che dà sicuramente un buon risultato sulle certo. donne. Io spero tanto che questi dati comunque arrivino a chi di competenza per cercare di creare un po' una comunicazione con gli operatori perché. Anche la soddisfazione delle donne, ovviamente, appunto, dipende anche dalla soddisfazione degli operatori per il proprio lavoro, per come possono svolgerlo. Quindi, proporrei sicuramente una comunicazione tra gli operatori e chi di dovere, in modo da mettere in atto delle strategie per cercare di uh, permettere, appunto, agli operatori di, di erogare l'assistenza ostetrica migliore possibile. Bene, una... Stimolante, soprattutto per me che frequento ogni tanto la sala parto, in 30 anni le cose sono cambiate perché la sala parto è diventata più friendly come struttura, però nello stesso tempo mi colpisce il dato che ha riportato sulle ostetriche che riferiscono il 50% hanno difficoltà perché c'è un sovraccarico di lavoro. Ebbene, io vedo che questo sovraccarico di lavoro ormai... Al 2017 è dato in gran parte da, dal lavoro computeristico, mm -hmm. cioè abbiamo una Tanti messa di, di, di dati da compilare al computer, cartacei, eccetera, eccetera. Io mi ricordo una volta eh, c'era un cartellino singolo per il, per il pediatra e, e te la sbrigavi scrivendo il peso, ma neanche, e scrivendo va tutto bene il punteggio di Apgar. Adesso c'è un. Una cartella con 10-20 pagine solo per quanto riguarda la sala parto. Quindi, io credo che un obiettivo debba essere quello di ridurre l'attività eh, burocratica, mm. eh, unificando, certo. utilizzando il computer come un aiuto, non come un, un impedimento in cui ognuno rimette la propria, eh, la, 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 la propria, il proprio report 3-4 volte, mm. ma proprio utilizzando il computer premendo un bottone ho già i dati che non occorreva mettere dentro. E tutto un, dopo ogni parto c'è un rituale al bancone della sala parto, eh, che età gestazionale, che è questo, che è peso, eh, mentre basterebbe un unico dato. E invece quello che mi aveva eh, colpito è che aneddoticamente sento delle lamentele delle mamme in sala parto, invece vedo che dai dati sia internazionali che locali questo dato quantomeno viene ridimensionato. Certo. Sì. In una diapositiva lei ha detto quasi tutte le donne sono soddisfatte. E può riprecisare eh, questo aspetto? Paura, no, no, ma può eh, precisare Sì, questo quasi aspetto. tutte le donne, nel senso che mh, rispetto al mio campione, la maggior parte, più del 50%, appunto eh, si riteneva soddisfatta, e quindi sono poi andata a osservare in che cosa non, non si ritenevano soddisfatte. E parlavano appunto di una mancanza dell'operatrice, soprattutto quello che eh, appunto ritorna alla mancanza dell'operatrice e risulta fondamentale la presenza dell'ostetrica quindi per la coppia, eh, se viene lasciata da sola perché ha le carte, ha la burocrazia da, da fare o appunto un sovraccarico di lavoro che richiede la sua presenza in più punti è chiaro che eh, la coppia sarà lasciata sola nel percorso, in questo percorso insomma piuttosto delicato. Eh. questo eh, problema della cosiddetta burocrazia è un problema enorme uh -huh. e di fatto noi dobbiamo conciliare eh, due esigenze da un lato quella di prestare l'assistenza e di fatto noi siamo un certo. ospedale per assistere le persone e dall'altro quello di gestire i dati in un modo che non può essere più quello di tanti anni fa perché eh, molti dati, eh, molte casistiche si possono ottenere facilmente soltanto eh, informatizzando l'assistenza. E questo non deve essere visto, cominciatore Brovedani, come un ostacolo al nostro lavoro, dovrebbe, dovrebbe essere visto come un aiuto, certo. un favorire il nostro certo. lavoro. Si tratta di trovare un punto di equilibrio, sicuramente è un momento di trasformazione, di passaggio, c'è il problema del, dei programmi che magari non si parlano l'uno con l'altro, però credo che questa sia la strada, non possiamo tornare indietro sicuramente al cartellino. Riguardo poi la percentuale di soddisfatti, non mi è chiaro perché quasi tutte, io non direi il 50%, perché no. io ho visto una su 12, quindi eh. Allora, l'una su 12 andava a implicare anche le donne che non sono rientrate nel mio campione perché non avevano avuto una gravidanza a basso rischio. Quindi io di 91 questionari, 80 per i criteri di inclusione, appunto, sono quelli che hanno dato i dati per le domande che vi ho riportato. Invece, nell'ultimo spunto per cui sono andata ad osservare quel fenomeno nella mia ricerca, ho deciso di includere anche le donne con, che avevano avuto una gravidanza ad alto rischio. Quindi quell'1 su 12, appunto, è, implica anche la, la parte mancante del, del mio campione. E quindi, in definitiva, dando una percentuale, quante si dichiarano? Si sono, stati, si sono dichiarate in questa indagine soddisfatte dell'assistenza. Era il no? 90% delle donne 90 risultava più. soddisfatta dell'assistenza dell ostetrica ricevuta. Quindi insomma un buon dato, visto che hanno partorito tutte nella nostra struttura per i nostri operatori. Sicuramente è un dato importante. Questo ci conforta, soprattutto conforta chi lavora direttamente in sala parto e che ha anche varie responsabilità, perché vuol dire certo. che si eroga un'assistenza almeno viene recepita come soddisfacente da parte. Mm -hmm delle persone che si rivolgono a noi. Bene, parlare. Ah, Se posso fare un piccolo contributo. Intanto volevo congratularmi perché il concetto dell'empowerment penso sia molto rilevante. Però volevo fare una puntualizzazione sull'indagine DOXA, sì. che ha avuto un'estrema rilevanza mediatica, certo. eh, è stata diciamo, pubblicizzata come un'indagine su 5 milioni di donne, ma in realtà 5 milioni di donne non partoriscono in un anno, ci cioè vogliono 10 anni, è un'indagine che è stata fatta su 424 donne. Ecco, è stata forse riportata in maniera molto enfatizzata nei media con una grandissima rassegna stampa ma, e hanno incluso donne che hanno partorito negli ultimi 14 sì. anni, quindi sì, sì, c'è sì. anche un recall bias, cioè un bias di mancanza di informazione certo. diciamo, sì. mh, recente e notevole. E la seconda cosa che volevo dire è che anche nel nostro, nella nostra esperienza abbiamo fatto questo questionario su 800 donne, la soddisfazione nelle donne che partoriscono al bullo è risultata essere dell'88%, con l'88% delle donne che vorrebbero tornare a partorire. Ecco. Bene, questo ci conforta perché l'impegno di tutti, eh, garantisco, in una dite lavori è veramente tanto e il sacrificio è veramente tanto e magari spesso non emerge. Bene, yeah. grazie. Ricordo che al parto contribuiscono non solo le ostetriche ma anche i medici ginecologi, i medici anestesisti, i neonatologi e tante altre figure, le infermiere, le os, eh, più tutta il laboratorio, il personale amministrativo, cioè... Abbiamo già citato gli anestesisti come secondi dopo i ginecologi, terzi neonatologi, in ordine di entrata. E quindi c'è tutta un'equipe che si sacrifica spesso lavorando la notte, il sabato, la domenica, Natale, Capodanno, perché la sala parto, a differenza forse l'unica struttura, a parte il pronto soccorso, che um, non chiude mai. Bene, passiamo alla prossima candidata. <coughs> che la, la signorina eh, Chiara Semenzato, che discuterà una tesi dal titolo, Migliorare la qualità delle cure materno ospedaliere, un'indagine sul punto di vista degli operatori sanitari. Relatore, dottoressa Cervi, correlatrice, dottoressa Lazzarini. Prego. Buongiorno a tutti. Il motivo per cui ho deciso di svolgere questa tesi deriva dal fatto che durante il mio corso di studio ho potuto comprendere l'importanza della ricerca clinica per noi ostetriche. Solo capendo quali sono le aree migliorabili e quali sono le nuove evidenze scientifiche è possibile prestare un'assistenza di qualità all'utenza con cui ci confrontiamo quotidianamente. Per realizzare questo le cure sanitarie devono essere sicure, efficaci, tempestive, efficienti, eque e con al centro la persona. Il framework sulla qualità delle cure materno-neonatali ideato dall'OMS nel 2015 identifica otto domini fondamentali che dovrebbero essere usati per valutare, migliorare e monitorare le cure nelle strutture sanitarie. Una buona qualità delle cure è valutabile dalla provision e dall'experience of care. Quest'ultima comprende una comunicazione efficace, rispetto, dignità e supporto emozionale all'utenza. Inoltre, cure di qualità richiedono risorse umane competenti e motivate. Nell'agosto del 2016 l'OMS ha pubblicato gli standard per migliorare la qualità delle cure materne e neonatali nelle strutture sanitarie. Basandosi sul framework presentato nella slide precedente, gli standard definiscono in modo esplicito cosa è richiesto per raggiungere cure di alta qualità nel periodo della nascita. Sono stati formulati otto standard corrispondenti ai domini del framework e per ogni standard sono stati formulati degli statements specifici. Sono stati inoltre forniti dei criteri di valutazione, misurazione e monitoraggio sulla qualità delle cure materne e non natali. L'enfasi sulla qualità delle cure è stata riconosciuta anche a livello delle politiche e dei documenti programmatici dell'OMS, come il progetto Health 2020. Il progetto Quando, su cui si basa la mia tesi, è il primo studio italiano che valuta gli standard OMS. Vista la recente definizione di questi, nessuno studio oggi li ha mai raccolti attraverso un'indagine tra operatori sanitari. Il progetto si sviluppa all'interno della struttura dell'IRCS Burlo Garofolo ed è diviso in tre fasi. La prima di sensibilizzazione mediante una campagna informativa ad operatori e a mamme. La seconda di investigazione tramite due questionari, uno per le donne e uno per gli operatori. L'ultima di restituzione, ovvero la discussione dei risultati e la decisione degli interventi per implementare gli standard internazionali. Gli obiettivi dello studio sono stati valutare la qualità attraverso l'esperienza e il punto di vista degli operatori sanitari valutare il livello generale di soddisfazione e raccogliere eventuali suggerimenti su come migliorare l'offerta dei servizi. La fase di cui mi sono occupata io è quella di investigazione tramite questionario per gli operatori sanitari. La popolazione dello studio è costituita dagli operatori che prestano servizio nell'area materno-neonatale dell'IRCS. Il questionario è stato sviluppato dando priorità agli standard identificati come rilevanti per gli operatori sanitari e la versione finale del questionario comprende 85 di questi standard. Il questionario è stato distribuito a 136 operatori in servizio al momento dello studio nei reparti di ostetricia, sala parto, puerperio, nido, TIN, ambulatorio GAR e degli hospital ostetrico. Di quelli a cui è stato consegnato, 105, quindi il 67,2%, lo ha riconsegnato. 66 dei questionari analizzati appartengono ad operatori dell'area materna e 39 dell'area neonatale. Come mostrato dal grafico a destra, un terzo del campione è costituito da ostetriche, il 14% da ginecologi e l'8,6% da medici neonatologi. I risultati sono stati raggruppati secondo gli standard OMS utilizzati anche per la costruzione del questionario. Per quanto riguarda l'assistenza di routine e la gestione delle complicanze, secondo le indicazioni dell'OMS, è emersa dall'analisi la mancanza di periodiche sessioni di training organizzate dalla struttura. Solo il 6% ne afferma la presenza per la gestione del parto fisiologico, invece il dato rispetto al training sulle urgenze neonatali appare migliore. Percentuali più alte sono riscontrabili invece nella colonna relativa che ha risposto in parte a questa domanda. La tabella di destra riporta i risultati relativi alla presenza di protocolli con informazioni su procedure raccomandate e pratiche non necessarie. Sono evidenziati in giallo i dati che non hanno ricevuto una risposta uniforme dalle due aree. In merito ai protocolli sulla, sulle cure di routine del neonato fisiologico, del 35% che ha risposto sì, vi è prevalenza di risposte di operatori dell'area neonatale. Sui protocolli per la gestione delle urgenze ostetriche, del 32% che ha risposto in parte, vi è maggioranza di risposte di operatori dell'area materna invece. Il 53% afferma la presenza di protocolli sulle urgenze neonatali, con prevalenza di risposte dell'area neonatale. Indagando la percezione dei sanitari dell'IRCS in merito alle pratiche effettuate quando non necessario, è emerso che molte pratiche di fatto sono percepite dagli operatori come inappropriate. Per esempio, il 43,7% ritiene venga effettuata la cardiotocografia continua nelle gravidanze a basso rischio. Questa pratica non aderisce alle recenti linee guida internazionali, ma all'interno della struttura al momento dello studio non è presente un protocollo aggiornato in merito. La percentuale riflette però solo le risposte degli operatori dell'area materna, in quanto nessun operatore dell'area neonatale ha risposto in tal senso. L'utilizzo di CTG continuo potrebbe spiegare perché il 23% del campione pensa che vi sia limitazione della libertà di movimento durante il travaglio e il 20,6% limitazione alla scelta della posizione del parto. Il 53% del campione afferma che vi è rimozione della vernice caseosa prima delle sei ore dalla nascita. Questo dato riflette la realtà della sala parto, dove viene attuata questa pratica spesso per sovraccarico di lavoro o per una gestione più facile dell'immediato postpartum. Avvenuto il secondamento, se la donna necessita di punti di sutura, accade spesso che il neonato venga portato nell'isola neonatale e assieme al papà venga lavato e vestito. Infatti, il 20,6% sostiene che spesso o sempre vi è separazione della madre e del neonato in sala parto, ma anche in reparto. È stata una percentuale di risposta del 13,7% per quanto riguarda la proposta di allattamento artificiale quando non indicato per ragioni mediche e dall'analisi per area di appartenenza il dato è risultato significativo solo dell'opinione dell'area materna, in quanto nessun operatore dell'area neonatale si è espresso in tal senso. Per quanto riguarda la comunicazione con l'utenza, il 26% degli operatori ritiene che sia adeguata, il 60 invece pensa che lo sia parzialmente. Come mostrato dai dati in tabella, riconoscono come, come principali cause di una comunicazione inefficace innanzitutto l'alto livello di stress del personale. A questo proposito il burlo si è attivato nell'organizzazione di corsi per la gestione dello stress lavoro correlato, la mancanza di training sulla comunicazione e il counseling e il carico di lavoro eccessivo. Nell'ambito delle cure rispettose, il questionario ha indagato la percezione dei sanitari sulla presenza nell'ospedale di sistemi adeguati a garantire la privacy dell'utenza. Il 22% del campione ritiene che vi siano strutture fisiche adeguate, il 18% che vi siano dei protocolli interni con le informazioni necessarie a garantire la privacy e il 14,6% afferma l'esistenza di meccanismi per segnalare i casi di violazione della privacy. La maggioranza degli operatori ritiene che i motivi per la mancanza di privacy al burlo siano da attribuire a carenze strutturali o organizzative, ad esempio la mancanza di divisori nelle stanze dell'ostetricia, ma anche a carenze degli operatori stessi. In generale, però, come mostrato dal grafico, i sanitari ritengono che sia dedicata un'adeguata informazione alle donne e alle famiglie e che vi sia il rispetto delle scelte e delle preferenze personali relative alle cure. Gli standard si esprimono in merito alle attività che devono essere presenti negli ospedali per il miglioramento della qualità delle cure. L'OMS raccomanda che debba esserci un team designato al miglioramento della qualità presente al burlo secondo il 9,6% degli operatori. Questo team dovrebbe organizzare delle riunioni periodiche per discutere i dati relativi alle cure, migliorare i, i miglioramenti, sviluppare raccomandazioni e incoraggiare lo staff al miglioramento. Suggerisce anche una raccolta dei dati clinici attraverso dei registri informatici e che i dati siano poi utilizzati per il miglioramento della qualità dei servizi. Dei risultati si può identificare questa come area di miglioramento, in quanto se ci fosse un portale informatico aggiornato e accessibile a tutti si potrebbero monitorare alcuni indicatori di salute e di processo fondamentali per valutare la qualità delle cure. In merito agli ostacoli, agli ostacoli per implementare in modo efficace le attività volte al miglioramento delle cure, a livello nazionale il 32% degli operatori riconosce la mancanza di budget come un ostacolo. Questo fattore è riconosciuto anche in letteratura. Infatti i fondi in materia sanitaria vengono destinati più spesso alle attività cliniche, trascurando talvolta l'importanza di rafforzare i meccanismi atti a migliorare la qualità delle cure. Aspetto che non solo aiuterebbe a migliorare gli outcome desiderati di salute, ma anche a minimizzare gli sprechi. A livello dell'istituzione ritengono che la mancanza di tempo da dedicare all'attività non clinica sia un fattore rilevante. Spesso infatti l'attività giornaliera nei reparti e nelle sale operatorie non permette di trovare un contesto per dedicarsi all'attività di miglioramento delle cure. Il 22,8% inoltre pensa che le attività siano ostacolate anche da fattori comportamentali individuali. La maggioranza del campione rappresentato dal 61% pensa che la struttura disponga di un'organizzazione che incoraggi tutte le donne ad avere accanto almeno una persona di propria scelta durante il travaglio, il parto e il postparto. Questo è un dato molto buono, ma con un margine di miglioramento. Vi è infatti una percentuale che ha risposto in parte e no, probabilmente perché la presenza del partner viene assicurata per tutta la permanenza in sala parto, ma in reparto questo non è sempre possibile. In altri paesi, ad esempio in Brasile, hanno da poco inaugurato politiche nazionali volte a facilitare la permanenza per tutto il periodo. Come mostrato dal grafico a destra, solo il 20% ritiene che nella struttura vi sia un adeguato supporto emozionale della donna e della famiglia. A questo proposito, però, come vedremo in seguito, gli operatori si dimostrano aperti ad iniziative per il miglioramento di questo aspetto. Indagando la percezione dei sanitari sull'organizzazione del personale, emerge che solo il 6,8% ritenga esserci abbastanza personale con le qualifiche necessarie per coprire il carico di lavoro. Per quanto riguarda l'esistenza di meccanismi di valutazione dell'attività lavorativa che includano dei sistemi di gratificazione degli operatori meritevoli, vi è stato un riscontro positivo solo nel 4% del campione e parziale nel 20,6%. La percentuale, però, appare in linea con i risultati dell'indagine sul clima organizzativo dei dipendenti del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. Il 15,5% riconosce la presenza di un programma per la, pro per la formazione professionale continua e per lo sviluppo progressivo di competenze. Questo è un ambito indagato da vari studi, tra cui una ricerca attualmente in corso sul lavoro dignitoso. Sono aspetti importanti da considerare in futuro. Un operatore formato e competente che si sente gratificato del lavoro effettuato molto probabilmente avrà outcome migliori sia, nelle, sia nella qualità delle cure erogate sia nella collaborazione con i colleghi. A tal proposito vale la pena sottolineare l'ultimo dato della tabella che dimostra che l'11,8% ritiene che la struttura faciliti il lavoro d'equipe. La percentuale però risulta maggiore rispetto all'indagine regionale che indaga l'opinione dei sanitari di tutte le aree dell'istituto. La maggioranza degli operatori coinvolti nello studio ritiene essere abbastanza e molto soddisfatta del proprio lavoro. È un dato molto positivo che appare in linea con quelli derivanti dall'indagine del Friuli Venezia Giulia, dove il, 23, dove il 63% dei dipendenti dell'IRCS si dichiara realizzato del lavoro che svolge. Ne deriva che il 44% non vorrebbe cambiare lavoro, risultato comparabile con l'indagine regionale, e il 13,7% vorrebbe cambiare unità o dipartimento ma rimanere all'interno del burlo. Concludendo, l'indagine rappresenta il primo studio con l'obiettivo di valutare la qualità delle cure attraverso l'esperienza e il punto di vista degli operatori sanitari, quindi al momento non sono presenti in letteratura dei dati di confronto. Alcuni dati, invece, confermano precedenti indagini, ad esempio quella del clima organizzativo dei dipendenti del sistema sanitario, e nel complesso emerge un'attitudine positiva degli operatori sanitari e una buona capacità di autocritica. Emergono anche i numerosi suggerimenti degli operatori, come mostrato nella prossima slide. Gli operatori ritengono possa essere utile, ad esempio, partecipare a training per migliorare le proprie capacità di comunicazione e ascolto attivo, implementare le pratiche evidence-based, migliorare il rispetto della privacy e dell'assistenza rispettosa. Questi suggerimenti saranno discussi a breve in un workshop per concordare delle raccomandazioni su come migliorare l'offerta dei servizi nell'area materno-infantile. Ringraziando tutti gli operatori che si sono resi disponibili alla compilazione del questionario e sperando in un'effettiva utilità dello studio, vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie. Sono dei dati che sicuramente devono farci riflettere e Commento alla dottoressa che... Intanto volevo ringraziare Chiara per aver contribuito con questo tassello al nostro progetto, che è un progetto più grande e che prevede anche l'indagine uh, sugli utenti. <coughs> Poi volevo chiarire due aspetti. Eh, gli standard dell'OMS sono molto nuovi, sono appena usciti, sono degli standard chiaramente futuribili e auspicabili. Eh, hanno, sono molto di impronta anglosassone e quindi è chiaro che adesso nei diversi contesti, nei diversi paesi, anche i paesi ricchi e industrializzati, c'è da attivare un processo per arrivare a dei target, ma un processo che chiaramente richiederà tempo, non si può pensare di risolvere comunque tutti i problemi, tutte le situazioni in breve tempo. L'altro aspetto è che eh, questa indagine degli operatori salentari rappresenta chiaramente un punto di vista e una percezione. Quello che colpisce rispetto al burlo è che la percezione degli operatori è tutto sommato più autocritica o più pessimista, se vogliamo, di quello che emerge nella percezione delle donne. Perché se confrontiamo i dati anche con dati oggettivi, per esempio il tasso vero di cristeller che viene fatto al burlo. Emerge che la Cristeller è una pratica fatta molto raramente, mentre nella percezione degli operatori era rappresentato in una delle tabelle, sembra essere fatta quasi nel, in una buona parte delle donne. Quindi questo è un dato che secondo me rappresenta un'attitudine in autocritica ma aperta al cambiamento, sicuramente favorevole a dei processi di miglioramento della qualità delle cure credo che vada letto in questo modo, del resto sono emersi anche numerosi suggerimenti da parte degli operatori e questa è una situazione che esprime una capacità e una maturità interna degli operatori molto alta, quindi questo penso che sia rilevante. Non riesco a star zitto perché. Tra l'altro anch'io ero uno degli intervistati, non mi ricordavo di aver fatto tutte queste risposte, però... <ride> sono <ride> Evidentemente quelle che ho è stato, è stato un processo interessante, sì, sì. Io sono uno di quei 44% che vorrebbe restare a fare il proprio lavoro, quindi faccio un po' di outing. No, l'unico dato che... È, mh, tre. Sarebbe da discutere una mattinata, e si discuterà una mattinata su questo, al burlo. l'unico dato che ci tenevo a dire era, siccome... Stiamo facendo questo corso le prime due ore dopo il parto per ottimizzare la presenza, il contatto mamma-bambino, la presenza del partner o di chi per lui. E mi accorgo che c'è questa separazione tra il primo piano, sala parto, e il quarto piano, degenta ostetrica. Sia già nel, tr nel trasferimento della donna e del bambino, se noi vediamo quel vecchio film... Brest is Best, norvegese del 1992, che proiettavamo nei corsi di allattamento, c'era la scenetta che la mamma col, col lettone, col bambino va nella stanza di degenza. E, e qua c'è uno iato che sarà da risolvere, perché in quarto piano tra l'altro è difficile anche entrare, anche perché abbiamo messo adesso un ostacolo, non si può entrare liberamente, quindi c'è una contraddizione nel messaggio che noi diamo in sala parto della presenza che è vera, è attiva ed è presente per quanto riguarda il partner e invece il parziale isolamento che io vedo delle donne, scusa so che tu sei adesso nella seconda gravidanza quindi non voglio, eh, che c'è nelle donne nel reparto di degenza. E rispetto a tutta una serie di ostacoli giustificati con la sicurezza, con il rapimento dei bambini, con la necessità della privacy, grazie, ci sono tre donne in una stanza unica di degenza con un unico bagno fuori, è chiaro che la privacy va un po' a farsi bene dire. Quindi io, ecco, di tutta la messe di dati interessantissima, questa è una che proprio... Proporrei per il cambiamento, non so cosa ne pensa. Sono d'accordo, sono d'accordo. Effettivamente ehm, la, presenza del, la presenza del partner nelle stanze dell'ostetricia al momento non è possibile anche proprio per un discorso di privacy, nel senso che essendoci tre donne in una stanza ehm, proprio per un'organizzazione strutturale che in futuro potrà essere cambiata, però ovviamente ci, vorranno dei, ci vorrà del tempo, non è possibile far rimanere i partner di ognuna per un discorso di privacy delle altre donne, per un discorso anche ehm, di igiene, se vogliamo dire, perché i partner arrivano da fuori ehm, con le giacche e tutto quanto. Però è un aspetto fondamentale, che, soprattutto per dare supporto alle donne nel postpartum, che sappiamo che è un, un momento molto delicato della donna e della, della nuova triade, e quindi secondo me potrebbe essere un buon miglioramento da fare. Eh, sì, volevi... Ma, allora, dobbiamo dire una cosa, che eh, da un lato abbiamo che il 90% delle donne circa è soddisfatta dell'assistenza. Eh, metà degli operatori vorrebbero rimanere a lavorare al burlo. No? Quindi abbiamo questi due elementi. D'altra parte abbiamo una struttura che purtroppo è quella che è. E non è modificabile attualmente perché è prevista la costruzione del nuovo burlo, proprio a pochi metri da qui, a 50 metri linea d'aria, sorgerà speriamo il nuovo burlo, dove sono previsti dei mini appartamenti, sono delle strutture di 50 metri quadri circa, forse anche un po' esagerato perché poi non si potranno garantire a tutti dove è prevista proprio una specie di appartamento con la stanza, il bagno e il salottino dove non solo il partner ma teoricamente tutta la famiglia. Qualora eh, la signora Gradisca può soggiornare in ospedale. Attualmente ci scontriamo contro una serie di difficoltà che eh, il burlo purtroppo è una struttura che ha la sua età piccola, eh, inadeguata per tutte le funzioni che adesso si svolgono. E quindi in altre parole noi ce la metteremo tutta, cercheremo di migliorare migliorabile, eh, eviteremo queste segregazioni il più possibile, però c'è il problema appunto, come diceva, del, della sicurezza dei neonati, però di fatto ci scontriamo ogni giorno contro una realtà strutturale che non è modificabile se non con la nuova costruzione e speriamo che ti sorga il prima possibile. Ringraziamo la, la, la candidata e, e questa tesi, come le altre, sicuramente sarà motivo di riflessione per tutti, per cercare di migliorare, come dice il termine, la qualità delle cure. Ultima candidata, la signorina eh, Francesca Sist. Qui eh, cambiamo scenario perché di fatto nell'immaginario collettivo l'ostetrica è la persona che sta accanto alla donna nel momento più bello, credo, della sua vita, qual è quello del parto. In realtà l'ostetrica oggi è una professionista che si occupa di tante cose, si occupa non solo del parto, ma di tutte le problematiche della sfera riproduttiva femminile, eh, dalla, dalla nascita fino all'età. Eh, meno giovane, qual è l'età post-menopausale. Il titolo di questa tesi è proprio eh, la menopausa e il ruolo dell'ostetrica, progetto di informazione, educazione e prevenzione in menopausa. relatrice la dottoressa Massopust, il correlatore la dottoressa De Carli, non so se è presente, non è presente. Bene, prego. Buongiorno a tutti. Proprio per questi motivi ho scelto di portare questo argomento. Qualche decennio fa eh, si parlava di menopausa in termini drammatici, come di un momento che poneva inesorabilmente fine alla femminilità di una donna, un tabù legato all'idea e alla paura di invecchiare che segnava profondamente in misura negativa la vita di una donna. Negli ultimi anni, invece, si sta portando alla luce un'idea di menopausa sempre più simile alla sua reale accezione, ovvero un'esperienza di crescita, di grandi cambiamenti fisici ed emotivi che include inevitabilmente un stato di disordine e di incognita, ma che se compresa consciamente può offrire a una donna uno strumento di rinascita. Proprio in questo senso si inserisce il progetto di creare un corso di accompagnamento alla menopausa in cui ci sia uno spazio e un tempo dedicato allo scambio di informazioni, percezioni ed emozioni tra donne e ostetriche e fra donne stesse, con il fine di rendere le donne che vi partecipano consapevoli, attive e in grado di cooperare in chiave salutogeniche con il cambiamento del proprio corpo. Il climaterio rappresenta una fase di transizione della vita femminile, nel corso della quale la funzione secretaria dell'ovaio si riduce in seguito all'esaurirsi del suo patrimonio follicolare, determinando così una riduzione sempre più progressiva della capacità riproduttiva. La menopausa, quindi, non è un evento centrale, ma l'espressione della fine dell'attività dell ovarica. Nel climaterio rientrano necessariamente le fasi che precedono e le fasi che seguono la menopausa. Risale al 2001 la classificazione dei vari stadi della vita riproduttiva ad opera dell'American Society for Reproductive Medicine. Come si può vedere abbiamo una fase premenopausale, inizialmente caratterizzata da livelli di inibina diminuiti, livelli aumentati di FSH, diminuiti ancora di progesterone e livelli, e livelli pressoché invariati di LH di stradiodo, con la presenza di occasionali cicli ovulatori. In seguito le concentrazioni di FSH aumenteranno notevolmente e saltuariamente anche quelle di LH, con, pre con prevalenza in questo senso di cicli anovulatori. Per quanto riguarda la fase perimenopausale transitoria, questa è inizio un anno prima dell'effettiva menopausa. C'è comunque un calo di estrogeni, un aumento stabile delle gonadotropine dal momento che viene meno il feedback inibitore degli estrogeni ipofisi e il tutto porta alla cessazione delle mestruazioni spontanee. Nella fase postmenopausale eh, vedremo un aumento ulteriore delle gonadotropine, in particolare FSH, e una diminuzione degli estrogeni circolanti. Il quadro clinico è estremamente soggettivo e variabile, come variabili sono le modificazioni che coinvolgono tutta una serie di fattori di carattere trofico, metabolico, psicologico e sessuale. E mi riferisco per l'appunto a manifestazioni vasomotorie con la comparsa di vampate di calore, manifestazioni cutanee con evidenza di cute meno elastica e lassità dei tessuti, manifestazioni a carico dell'apparato urogenitale e quindi un, imen, un aumento dell'incidenza di infezioni vaginali, infezioni urinarie e difficoltà a al rapporto sessuale, manifestazioni a carico del tessuto osseo con la comparsa o l'accentuazione di osteoporosi, manifestazioni vascolari perché di default una donna che entra in menopausa aumenta il proprio rischio cardiovascolare e poi. Ultimo, ma non per importanza, i risvolti psicologici. È importante sottolineare che la comparsa e la di molti disturbi non è correlata soltanto a questioni puramente eh, eh, ormonali, ma è data anche dalla circostanze di vita sociale e familiare. Quindi eh, la, la menopausa... Ok quindi la menopausa in realtà non è una malattia da deficit ormonale ma un fenomeno fisiologico che nel mondo occidentale occupa un terzo della vita della donna proprio per questo è necessario discostarsi il più possibile dalle sovrastrutture e distorsioni culturali e concentrarsi sulla sottogenesi della menopausa che è l'inizio e al tempo stesso la persecuzione della metamorfosi della donna si parla appunto di metamorfosi mediana il momento in cui la donna comincia il suo processo di individuazione ossia realizzare la propria essenza umana. Emergono nuovi livelli di consapevolezza, di significato, di comprensione. La donna si ritrova a costruirsi nuovi ruoli sociali, non solo madre ma anche nonna, per esempio, e a fare i conti con un passato certo e un futuro incerto. Talvolta è costretta a ridefinire la propria identità, anche a fronte di perdite di persone care, separazioni, nuove dinamiche familiari, lavorative e sociali. Negare la crisi significherebbe togliere alla donna la consapevolezza della difficoltà delle transizioni, ma al tempo stesso anche annullare la portata creativa della stessa nella conquista di un nuovo adattamento. Verena Schmid racconta che in questo periodo si possono attivare due figure, l'amazzone e la matriarca. La conseguenzialità di un'immagine rispetto all'altra deriva dalla maturazione individuale. L'amazzone è la donna che, dopo essersi presa cura di sé e degli altri, riprende in mano la propria vita mentre al centro è se stessa, libera senza i colpa, si atturizza al proprio tempo. La matriarca invece è la figura di riferimento per chi la circonda, matura e bilanciata, mantiene il contrappeso tra il dare e ricevere, fra l'altruismo e l'egoismo, conscia di poter dare molto alla famiglia, alla società, ma anche a se stessa. È importante dunque che le donne trovino un senso anche esistenziale a menopausa in modo tale che possano crearsi una motivazione che le spinga a vivere questo momento nella maniera più propositiva possibile. Quindi, il climaterio e la menopausa rientrano a tutti gli effetti negli ambiti di competenza ostetrica, come sancito dal codice deontologico. Tenendo in considerazione la globalità della persona, l'ostetrica promuove la prevenzione primaria e secondaria, fornendo informazioni validate dall'Evidence Based Medicine, sempre con eh, lo scopo di garantire il più, il più possibile il mantenimento dello stato di salute. Uno degli strumenti di informazione, educazione e prevenzione è appunto il corso di accompagnamento alla menopausa. Veniamo ora al progetto In punta di piedi nella maturità femminile alla scoperta del cambiamento delle risorse del femminile in menopausa. È un progetto ideato e realizzato dalle ostetriche Claudia Masbusta e Francesca De Carli in collaborazione con un'insegnante di danza diplomata ISEF, Cinza Gangi. Consiste in un corso di accompagnamento alla menopausa articolato in quattro giornate nei mesi di aprile e maggio 2017, con cadenza bisettimanale, presso la palestra della Scuola delle Arti, Danza e Musica di Cusignacco. Era rivolto a donne in pre-perie e post-menopausa, e l'incontro era strutturato da una parte teorica, con presentazione degli argomenti, sempre evidence-based, e una parte pratica, di esercizi di presa di consapevolezza del proprio corpo. Ed era sempre garantito uno spazio per la condivisione di opinioni e pensieri. Per quanto riguarda il programma del corso sono stati trattati argomenti come la fisiologia della menopausa, la menopausa al perineo e quindi ceni di educazione perineale, spiegazione degli esercizi e messa in pratica degli stessi, sintomi della menopausa e risorse endogene e poi si è fatto un focus anche sulla sessualità in menopausa. Gli obiettivi del progetto sono stati, in primo luogo, creare uno strumento di informazione, educazione e prevenzione in menopausa gestite da ostetriche, e l'abbiamo individuato nella creazione, appunto, di questo corso. E in secondo luogo, sondare quanto tale percorso possa essere stato un valido strumento secondo l'opinione delle donne che vi hanno partecipato. Con questo fine, all'ultimo incontro è stato somministrato alle donne un questionario composto da 15 domande, 14 a risposta multipla, una domanda a risposta aperta. Alle domande a risposta multipla le, mh, le signore potevano rispondere a un massimo di tre ehm, opzioni indicando il grado di preferenza. È stato somministrato e compilato nel pieno rispetto della privacy e non ci sono stati limiti di tempo nella compilazione. Il campione ottenuto è di 9 donne delle 10 partecipanti al corso, perché 9 erano le donne presenti all'ultimo incontro. Quindi è importante premettere che, data l'esibilità del campione, si è proceduto poi con un'analisi qualitativa dei, dei dati, che non ha la pretesa che i risultati possano essere generalizzabili a popolazioni più ampie del campione, con lo stesso grado di certezza di ricerche ehm, in cui si utilizzavano metodi di ricerca appunto quantitativa. Ci si è limitati a descrivere in modo completo e dettagliato i dati raccolti, con lo scopo che questi possano essere delle indicazioni per migliorare un eventuale progetto futuro. Ora analizzerò alcune delle domande, quelle più specifiche, con le relative risposte. Alla domanda cosa l'ha spinta a partecipare al corso, in ordine di frequenza le donne hanno risposto. Opzione D altro, indicata quattro volte, e hanno aggiunto Fare qualcosa per conoscermi, essere preparata e pronta per questo periodo, desideravo avere più informazioni in un ambiente protetto. Opzione C, indicata tre volte, avevo visto delle persone in cui la menopausa era stata un'esperienza particolarmente dura. Indicata due volte, ero molto spaventata dalla menopausa, indicata sulla una volta stavo molto male a causa dei sintomi della menopausa. Per quanto riguarda le aspettative rispetto al corso, ricevere più informazioni rispetto a quante ne sapessero e condividere sensazioni, emozioni e difficoltà sono state le opzioni più indicate. Come si evince invece dal grafico di destra, il grado di soddisfazione complessiva degli incontri è stato positivo. Tutte le donne hanno risposto decisamente sì alla domanda se fossero soddisfatte o meno del percorso. L'unanimità di risposta l'ha trovata anche la domanda che chiedeva se, le donne, se la donna si fosse sentita libera di esprimere opinioni, emozioni e perplessità. Tutte le donne infatti hanno risposto decisamente sì. Decisamente sì è stata la risposta anche di tutte le donne alla domanda consiglierebbe il corso ad un'amica. È stato apprezzato in maniera particolare un aspetto organizzativo del corso, ovvero l'alternanza lezione teorica-parte pratica all'interno di un incontro. Infatti è stata definita otto volte come indispensabile e tre volte è stato indicato efficace. La domanda aperta di cui parlavo prima chiedeva appunto di scrivere alle donne il messaggio che si fossero portate a casa al termine degli incontri. Queste sono alcune delle risposte. La menopausa è una risorsa per noi donne, dobbiamo solo comprenderlo. La menopausa è un periodo di vita bello, dove la donna può sfruttare al meglio le sue potenzialità. Maggior consapevolezza del mio corpo e dei problemi legati alla menopausa. Grande serenità per questo periodo di transizione. E ancora, la menopausa è un periodo naturale e come tale va vissuto. Può comportare qualche difficoltà fisica, psicologica, che può essere serenamente superata con preparazione e conoscenza. A conclusione del progetto, valutando i questionari eh, compilati dalle partecipanti, l'iniziativa sembra aver trovato un feedback positivo. È stata apprezzata in particolar modo la ragione d'essere del progetto, quindi non solo campagna di salute, ma anche luogo e spazio dedicati alle donne, in cui l'ostetrica esprime appieno i concetti di My wife and care, cure ed education, in un'ottica di salute genesi ed empowerment della donna. Si sono riscontrati ovviamente dei limiti. Il primo fra tutto, il più significativo, risulta essere l'esecutività del campione, un campione di nove donne appunto, non può essere una base certa per arrivare a conclusioni generalizzabili, ma è tuttavia in linea con l'idea di progetto pilota che si aveva in mente. Un'altra un criticità evidenziabile potrebbe essere la sede in cui si è svolta il corso, quindi una palestra nella periferia luninese potrebbe non essere di facile accesso a tutti e in terza istanza si sarebbe potuto diffondere l'evento maggiormente in modo da richiamare un quantitativo delle donne più elevato. Al fine di ottimizzare il progetto, quindi, il consultorio familiare potrebbe essere il setting ideale in cui ambientare gli incontri, come d'altronde avviene per i corsi di accompagnamento alla nascita per le gravide e lo spazio giovani per gli adolescenti, con lo scopo anche di garantire un pool multidisciplinare di professionisti e la gratuità del servizio. Per divulgare più ampiamente l'evento, si potrebbe allegare il programma del corso con indicazioni di data e ora alle lettere di invito allo screening regionale, in modo da informare il target di popolazione più mirato. Concludo citando Verena Schmid, ostetica fondatrice della Scuola Elementare di Arto Ostetrica. I corsi di accompagnamento alla menopausa sono uno strumento di salutogenesi e rientrano in toto nelle competenze dell'ostetrica. Sostegno, offrire conoscenze, competenze, dare un senso e stimolare la creatività sono dunque gli obiettivi specifici, finalizzati ad accrescere la capacità di adattamento. L'attivazione delle risorse endogene corrisponde all'esprimere e mettere in campo i propri potenziali e quindi un atto di empowerment. E ancora empowerment e salutogenesi. Grazie a tutti. Bene, grazie. C'è la Teresa Masso, che vuole fare un commento. Ma io intanto voglio ringraziare Francesca di aver voluto affrontare questo tema nonostante la giovane età. Quindi questa sarà una fase dell'esistenza dell che la toccherà molto più avanti e quindi interessarsi già adesso di questo tema io l'ho trovato veramente molto molto stimolante, la ringrazio di aver voluto affrontare questo tema. È un tema importante perché se pensiamo che l'aspettativa di vita di ogni donna oramai è cambiata e se stiamo bene arriviamo a trascorrere più della metà della nostra esistenza nella fase postmenopausale, ecco che è una fase del ciclo della vita che va considerato Se poi consideriamo a livello politico in quanti anni la donna deve continuare ad essere attiva e produttrice eh, sul campo lavorativo, ecco che accompagnare una fase di transizione e di trasformazione come può essere la fase della menopausa eh, diventa essenziale. Un eh, mio piccolo commento su questo progetto. Eh, da una piccola cosa possono nascere delle cose molto grandi. Eh, siamo state tutte consapevoli della limitazione, del, del limite di questo esperimento che abbiamo voluto fare, per il quale ringraziamo questa associazione dell'entroterra udinese che ci ha invitate eh, a parlare alle loro socie durante un corso eh, che già stavano svolgendo di attività fisica dedicata al periodo della menopausa. Quindi è stato, è stato interessante sperimentarsi su questo tema. E ringrazio ancora. Grazie. domande? Tra le partecipanti al corso, c'era qualche donna in menopausa nonna? Eh, sì, 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 sì. E se sì, c'è una differenza? Dico questo perché. Nel, nel nostro bunker della terapia intensiva adesso facciamo in, entrare anche i nonni ogni tanto perché capiamo che il loro ruolo è un ruolo importante, quindi la domenica possono entrare, beh, insomma è un reparto di terapia intensiva, però in ambulatorio anche nel follow-up mi accorgo che il ruolo delle, delle nonne molto giovani, eh, mi è interessato il discorso, poi me lo spiegherai meglio, della e della matriarca. perché... Vedo che ci sono tipologie diverse di donne che sono nonne, scusa se parlo solo della nonità ma non della menopausa, e in cui ci sono delle, delle nonne competitive, delle nonne molto accudenti, delle nonne molto distratte e, e la maggioranza per fortuna sono delle nonne pertinenti nel, nel, nel loro ruolo. E, rispetto all'esperienza che ti sei fatta cosa pensi di questo? Beh, innanzitutto eh, mh, rispetto al totale di 10 donne c'erano poche donne nonne in menopausa, questo è da dire. E, mh, ovviamente diciamo che la, la donna in menopausa nonna ha eh, come dire, un um, background completamente diverso da una... Mamma in menopausa, ok? Quindi, eh, anche a livello di eh, tempo libero, per esempio, è, è molto diversa la questione: un, è, la questione del tempo libero è stato un dato fondamentale anche per l'organizzazione del corso. Perché molte donne non, non sono riuscite a venire proprio per questo, per una mancanza di tempo libero. Quindi, essere nonna in menopausa in questo senso può avere un vantaggio nel senso che appunto si ha più tempo libero per venire anche a questi incontri. E per quanto riguarda i due diversi archetipi femminile, la matriarca e la mazzone, sì, Verena Smith dice appunto che una donna può essere per un po' amazzone e per un po' diventare matriarca. E questo dipende dal processo individuale di, matura, di maturazione che la donna ha nel corso della vita. La è appunto, come dicevo prima, quella che... Eh, Pensa, pensa a se stessa perché, si, perché ha pensato agli altri tutta una vita e quindi ha capito che è arrivato il tempo di dedicare la, la vita che, insomma, che, che resta a se stessa, a realizzare la propria essenza. Si dice, lei diceva appunto, incomincia a intraprendere dei, dei viaggi, inizia a intraprendere dei corsi di studio che magari non si era neanche prefissata durante la vita, prende in mano, insomma, in piena consapevolezza la propria vita. Mentre la matriarca è quella che, come dire, Pensa a se stessa ma le redditi di tutto. E, mh, leggendo poi quello che scriveva Vrena è una cosa che ho constatato anche nella vita di tutti i giorni quando insomma, si incontrano persone e donne. Ti ringrazio Grazie e dopo lei. questa sessione vado a prendere mia moglie Amazone <ride> Matriarca che tiene, che tiene la nipotina. Grazie. Attimo, attimo. Eh, eh. Eh, eh. Volevo fare un piccolo commento. Come ha detto la Teresa Masopus, oggi l'aspettativa media di vita è molto aumentata. Una bimba che è nata stamattina in media vivrà 90 anni. Questa è più o meno l'attesa la, media di vita. 100 anni fa era 45 anni, quindi in un secolo l'attesa media di vita è raddoppiata. E la la perimenopausa si fa iniziare proprio verso i 45 anni, quindi avremo tantissime donne che si troveranno a confrontarsi con questo problema. Ma fra le varie modificazioni della società cui nascono sempre meno bambini purtroppo e quindi avremo sempre più donne in questa fascia d'età c'è un altro elemento che sta emergendo in maniera direi quasi sconvolgente, ovvero eh, di quelle donne che sono in quella fase che noi possiamo definire di perimenopausa, che non pensano a questi problemi, ma pensano ad avere un bambino. Uh -huh. E allora l'ostetrica potrebbe fare proprio da anello di congiunzione fra un'età in cui teoricamente il desiderio di maternità dovrebbe essere stato ormai soddisfatto e invece in realtà ci trovano di fronte tantissime donne che, ancora devono, che aspirano a questo desiderio. E quindi credo che l'informazione, eh, la conoscenza, l'educazione soprattutto eh, sia fondamentale. E l'ostetria deve essere una delle attrici mm -hmm. principali, protagoniste di questa eh, informazione, educazione sanitaria. Sì. Ovvero che forse c'è un tempo per tutto, c'è certo. un tempo per nascere e per morire, sul quale di solito non riusciamo a intervenire. E c'è un tempo per altre cose eh, sulle quali invece eh, possiamo e forse dobbiamo intervenire. Certo, e vorrei anche aggiungere che in questo senso è bene parlare di salute riproduttiva, quindi è bene che se ne parli di salute riproduttiva. Eh, io ho portato un, una tesi sulla menopausa, ma penso che di salute riproduttiva è bene che se ne parli sempre, fin dalla giovane età, in modo tale che la donna, l'uomo o comunque la coppia si rendano conto. Di, di, mh, delle prospettive che hanno già da, da subito, insomma, non occorre arrivare a, a 45 anni per capirlo. Questo intendo. Bisogna parlare in modo adeguato perché se se ne parla in maniera inadeguata si rischia di avere risultati opposti. Uh -huh. eh, come abbiamo visto un anno fa, quando si è cercato di parlare di salute riproduttiva e il tentativo è tragicamente naufragato. No, Quindi bisogna avere le competenze, le conoscenze la capacità di parlare di questi problemi in maniera adeguata, altrimenti si creano ulteriori problemi e eh, non si ottengono risultati. Bene, Bene eh, concludiamo questa sessione tesi di laurea. Eh, Allora, voi rimanete in aula, la Commissione si ritira e poi fra pochi minuti rientrerà per comunicare l'esito di questo esame. Sembra che siano solo uomini, invece la maggioranza sono donne, ovviamente. Il rispetto delle quote rosa Prima di tutto una, un invito, una preghiera, eh, è chiaro un momento di festa, un momento di gioia per tutti, per le candidate, ma per le loro famiglie che le hanno sostenute in questo loro percorso. Però qui siamo All'interno di un ospedale dove ci sono persone che ovviamente non stanno bene. Quindi vi chiederei di limitare le manifestazioni di gioia, che sono assolutamente lecite, però di limitarle e magari eh, estrinsecarle eh, al di fuori dell'ospedale, altrimenti rischiamo di creare imbarazzo e disagio a tante persone che non stanno bene. Detto questo, eh, la Commissione si complimenta con le candidate per il loro curriculum per la loro presentazione, abbiamo apprezzato tutte le tesi che sicuramente rappresenteranno motivo di riflessione per tutti, perché l'obiettivo di questo corso non è solo di formare professioniste che poi speriamo saranno le future operatrici del nostro ospedale o di altri ospedali, ma anche quello di promuovere la cultura, la crescita professionale e così via. Detto questo, eh, signorina Lizzi Vittoria, in nome della legge e per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in ostetricia. Considerando il curriculum degli studi e valutata la tesi di laurea, la commissione attribuisce il punteggio di. 110 su 110 lode Signorina eh, Serena Scognamiglio in nome della legge e per l'autorità conferitami dal magnifico lettore la proclamo dottore in ostetricia. Considerando il curriculum di studi e valutata la tesi laurea, la commissione attribuisce la votazione di 110 su 110 lode. Grazie. Allora, allora. Signorina Chiara Semenzato. In nome della legge e per l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore Nostetricia. Considerando il curriculum degli studi e valutata la tesi di laurea, la Commissione attribuisce la votazione di 110 su 110 lode. Bravo, bravo. Signorina Francesca Sist, in nome della legge e per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo, dottore in ostetricia. Considerando il curriculum degli studi e valutata la tesi di laurea, la Commissione attribuisce la votazione di 110 su 110 lode. Bene, a nome della Commissione, gli auguri di una carriera lunga, luminosa. Eh, ricordatevi dei docenti che hanno contribuito anche con sacrificio, perché eh, molti docenti eh, non solo eh, hanno il compito di insegnare, ma hanno anche tanti altri compiti assistenziali in particolare. E quindi vi facciamo veramente un augurio di cuore perché possiate trovare soddisfazione in questo lavoro così particolare ma anche così bello e che può essere ricco di tante soddisfazioni. Auguri e ringraziamo anche le vostre famiglie che vi hanno supportato e che meritano oggi una parte di questo voto che avete conseguito. Buona fortuna.